Buonasera amici di Trekkina TV e benvenuti alla prima edizione del Basilicata Sport. Cominciamo questa puntata parlando di calcio a 5. Mercoledì 3 novembre si è svolto all'Illitricos di Fiumicello il ritorno di Coppa Italia tra Maratea e Treppi Valle del Noce, conclusa con il risultato di 10-3 per il Maratea. Vediamo ora il servizio preparato dal nostro collega Domenico Cantisani. All'Illitricos di Fiumicello, trionfo del Maratea che batte la Treppi per 10-3 e la sbatte fuori dalla Coppa Italia. Dopo il risultato dell'andata, la 3P cerca di rimediare e con Paolo Cresci prima e la doppietta di Giuseppe Agrelli dopo rispondono al gol di Andrea Formica su punizione, chiudendo in vantaggio il primo tempo. Secondo tempo nel segno del Maratea, protagonisti i fratelli Formica che realizzano una doppietta a testa e con il gol di Federico Sassale fanno volare il Maratea. La partita si chiude sul 10-3. Fortunatamente questo trofeo non era un obiettivo della 3P, come ha ribadito il mister Gian Domenico Vicentini. Ma il risultato dell'andata non è un nostro obiettivo passare il turno. Noi, per noi questa partita è una partita soprattutto per provare cose nuove, far giocare le persone che hanno giocato di meno e trovare sempre di più l'intesa. Poi il risultato non ha importanza, a me interessa fare bella figura in campionato, quindi la Coppa Italia sicuramente ha la sua importanza, ma non è determinante. E sempre all'Illitricos sabato, il Maratea ha battuto 9-2 lo Stat Potenza in una partita valida per il campionato. Vediamo il servizio di Emilio Palladino. Il Real Maratea di Mister Formica legittima il primato battendo in modo netto lo Stat Potenza con un sonoro 9-2. Nella goleada spiccano le reti di Marino che si conferma uno dei più grandi giocatori di calcetto lucano per qualità e fair play. Da sottolineare le prestazioni di Di Puglia e Marrelli, che danno sicurezza ad una squadra già competitiva. Un po' di incertezze per Capobianco, giustificato dall'età avanzata. Non hanno inciso le assenze di Alessandro Cozzi e Formica. Nello Stat da notare la doppietta di Montano e le buone prestazioni di Salicone e Santopietro. Dobbiamo migliorare sicuramente sul piano del gioco, sicuramente, perché ovviamente sono ancora poche le partite per dire che c'è la possibilità di andare avanti, insomma abbiamo 12 punti, però c'è ancora da lavorare tanto, soprattutto nella settimana, questo è il mio parere. Ma sicuramente avete un organico dove si può fare parecchio, quindi... Sì, e oggi vabbè, oggi non eravamo al completo, sono Cozzi, Formica, quindi comunque sul piano tecnico si vedranno altre cose sicuramente, però oggi è stata una partita, diciamo, sufficiente. Noi eravamo venuti per fare la nostra partita, e abbiamo visto che purtroppo per me è un girone nuovo, quindi sono squadre nuove da affrontare. Purtroppo non c'è neanche la condizione, diciamo, di anni di seguito, perché è stato proprio con una condizione molto è già la storia, però molti non siamo entrati, non abbiamo fatto la partita. Purtroppo è negativo, è proprio l'atteggiamento in campo, non riusciamo a farci, però veniamo da un risultato positivo. Sono queste le partite per me da vincere. Nel match serale si è svolto al campo di ballo Aquilupo di Trekkina 3P Valle del Noce Tursi, concluso con il punteggio di 6-5 per gli ospiti. Vediamo il servizio dell'inviato Francesco Di Lascio. Sfida al vertice tra 3P e Valle del Noce e Tursi. I padroni di casa soffrono e chiudono il primo tempo sotto di 3 gol, ad opera della doppietta del loro numero 13 e una parabola perfetta del portiere che approfitta dell'assenza di Giovanni Brando tra i pali. Lo stesso Giovanni Brando sbaglia il rigore conquistato da Giuseppe Agrelli, che sicuramente avrebbe dato maggior carica ai padroni di casa. Secondo tempo sotto il segno di Stefano Musa, che firma una tripletta che fa sperare i propri tifosi, incoraggiati anche dal gol di Giuseppe Memone. Una doppietta del numero 7 del Tursi spegne le speranze, soprattutto dopo il grandissimo gol di tacco del numero 10. Il gol di Paolo Cresci non basta a recuperare la partita prima del triplice fischio. La partita termina 6-5 per gli ospiti. Risultato amaro che porta la 3P al terzo posto dopo 3 settimane di gloria. Sì, sicuro è stata una partita combattuta e lo dice anche il risultato, 5-4, 6-5, quindi un gol di scarto. Siamo partiti bene, stavamo 4-1 se non erro, poi ci siamo disuniti un po' di nervosismo, un po' di
diciamo di recupero da parte della squadra avversaria, ci sta, hanno recuperato, hanno giocato bene, per fortuna è nel senso positivo per la squadra, per la nostra squadra. Faccio complimenti alla Valle del Noce, presumo che fino alla fine, se non si inserisce come squadra, potrebbe avere grandi risultati, partecipare fino alla fine del campionato in modo, in maniera da protagonista, voglio dire. Complimenti vanno sicuramente anche al vostro portiere, penso che ha fatto una grande partita e merita i complimenti. I complimenti nella mia squadra dobbiamo farli al collettivo, dal primo, da chi non entra, al portiere, all'attaccante, sono tutti bravi. L'importante è che, per me è importante il gruppo, e quello mi interessa. No, futuro speriamo di fare un campionato bello, la squadra, come hai detto tu, c'è, è una squadra bella, ma soprattutto la cosa che ci fa più piacere è che c'è il gruppo, ci sono amici che giocano a calcetto, non è che c'è una cosa che ti porta a fare poi le partite. Quando guardo il campionato ovviamente cerchiamo di fare bella figura, cerchiamo di arrivare il più lontano possibile, dando la massima disponibilità a tutti quanti, e poi la fortuna poi ci deve aiutare. È normale, come anche visto stasera, non è che un'ottima prestazione, si è visto purtroppo. Peccato, magari era uno scontro al vertice, loro erano comunque una squadra di risultato, certo, non ha primato i sacrifici, sì. Però ecco, la soddisfazione almeno di avercela giocata, sì, questo è quello. Sì, sì, sì. Peccato. Comunque, peccato, se secondi volevamo vincere, poi soprattutto in casa, col pubblico che ti vince, sì, è sempre una cosa che fa piacere. Per il resto io già il secondo anno che gioco con loro, con la TP, ero stato fermo diversi anni per motivi personali e dico che mi trovo benissimo, perché mi hanno accolto al primo momento veramente come se avessimo giocato da sempre insieme, anche comunque, se poi c'era stato modo, ci eravamo scontrati in altre partite, in campionato e cose. Però ripeto, è il gruppo quello che fa la forza, perché siamo tanti amici, tutti amici, ci aiutiamo, e sembrerà stupido forse le solite cose, ci vogliamo bene, sì, no? Sì, sì. Ma è così, non ci sono invidi, non ci sono cose. Poi ovviamente ci sono squadre più attrezzate, normale, faranno un campionato rotondo, migliore, così. appunto. E ora vediamo tutti i risultati della quarta giornata del campionato di Serie C2, Girone B. Bangone, Lions 2007, 5-3. Castrum Baianelli, Amici di Via Roma, 11-5. Menefutsal Nemoli, 6-7. Progetto Tito Viggiano, 6-3. Real Maratea, Stat Potenza, 9-2. A Trecchina, Tursi batte Valle Noce, 6-5. Riposa il Cirigliano. La classifica. Real Maratea e Aurora guidano a 12 punti, seguite dal Progetto Tito a 10. 3P Valle del Noce e Castrum Baianelli 9 punti, Menefutsal 7 punti, Cirigliano, Bangone e Nemoli 6 punti, Stat Potenza, Viggiano e Lions 2007 3 punti, chiude a 0 punti Amici Via Roma. Nell'altro girone la classifica è guidata dall'Urbano, che vince sul campo dell'Real Corona per 8-7, e dagli Amici del Borgo, che fuori casa vincono 7-1 con i Silenziosi, che zitti zitti restano penultimi in classifica. Diamo ora un'occhiata ai risultati del calcio lucano. In seconda divisione le squadre lucane impegnate sono il Melfi e il Matera. Il Melfi riesce a pareggiare in casa con il Campobasso per 1-1, stesso risultato per il Matera sempre in casa contro l'Avellino. Ora in classifica il Melfi si trova al quinto posto con 15 punti, mentre il Matera è decimo a 13 punti. Passiamo ora alla Serie D. In Serie D le squadre lucane impegnate sono il Francavilla, Sulsinni e il Pisticci. Francavilla sul Sinni pareggia in casa con il Nardò per 0-0, mentre il Pisticci pareggia fuori casa a Sant'Antonio Abate per 2-2. Francavilla in classifica è decimo a 14 punti, seguito dal Pisticci a quota 13. Passiamo ora ai risultati dell'Eccellenza lucana. Avigliano Pietragalla 2-0, Borussia Marconia Ferrandina 0-1, Valdiano Viggiano 2-2, Moliterno Comprensorio Tanagro 0-1. Murese 2000, Atella Vulture 2-2, Policoro Potenza 0-0, Real Tolve Picerno 1-0, Vulture Rionero Miglionico 1-1, ha riposato l'Oppido Lucano. Guida la classifica il Comprensorio Tanagro a 18 punti, mentre chiude la classifica il Vulture a 6 punti. Passiamo ora alla promozione. Tursi Sporting Pignola 0-3, Atletico Potenza Soccer Lagonegro 2-1, Balvano Scanzano 0-2, Bella Sant'Arcangiolese 1-2, Bernalda Varisius Matera 2-0,
Cancellara Rotondella 0-0, Grottole Montescaglioso 3-0, Pescopagano Irsina 0-2. La classifica è guidata dalla coppia Atletico Potenza Atletico Scanzano a 25 punti. Chiude all'ultimo posto il Lago Negro a 5 punti. Nel campionato di prima categoria Girone B continua il buon momento dello Sporting Lauria, che mantiene il terzo posto a 16 punti, solo 5 in meno della capolista Grassano. Ora vediamo i risultati. Grassano Valsini 2-0, Latronica Cettura 5-0, Pomarico Salandra 2-2, Roccanova Tricarico 3-1, Sporting Chiaromonte Metanauto 3-0, Sporting Francavilla Burgentia 2-1, Sporting Lauria Satriano 1-1, Villa d'Agri Gumento 2-0. Chiudiamo questa pagina dedicata al calcio con i risultati della seconda categoria Girone C, dove il Nemoli del mister Toni Agrello, con la sconfitta a Viggianello, resta sempre più nelle parti basse della classifica. Classifica guidata con 15 punti dalla San Severinese. Moliterno Castelluccio 3-2, Real Ferrandina Farratelli Cafaro 3-0, San Severinese Corleto 5-0, Sarconi San Martino d'Agri 2-3, Scanzani Episcopia 1-1, Stigliano Spinoso 3-0, Viggianello Nemus 2-1. Diamo ora uno sguardo agli altri sport. Nella Volley B2 maschile non riesce l'impresa alla Nicodemo Lauria, che viene battuta a Trapani per 3-2. Nonostante la sconfitta, però, resta comunque secondo in classifica. Importante giornata per il ciclocross. Domenica si è svolta la sesta edizione Enel Centrale Idroelettrica di Castrocucco, sul bacino del Cogliandrino di Lauria. Tra tutti spicca il successo del giovane centauro laureato Domenico Papaleo, della Loco Bikers. Ebbene, con questo è tutto, vi rimando all'appuntamento della settimana prossima con Basilicata Sport. Grazie, arrivederci.